L'uomo triestino è un uomo contraddittorio, al limite se vogliamo anche ambiguo, diciamo, nel senso buono. È continuamente fra due opposti, fra due scelte continue. Che cosa vuol dire l'inconscio di una città? Non è una domanda facile, perché non siamo certo noi psicanalisti a poter mettere una città sul lettino, diciamo, in qualche modo, per analizzarla. La definirei molto nervosa, una città nervosa, suscettibile. Non è che nasciamo con un inconscio ben definito e che poi rimane tale. Simbolicamente la potremmo assumere come la città più idonea a far passare il discorso dell'inconscio, perché io ho sempre vissuto Trieste come una città che ha coabitato con lo straniero, e lo straniero ha a che fare con lo strano, no? Il folle è strano. Quali sono i punti che definiscono Trieste negli anni 20-30? Grande creatività, grande smarrimento, grande lacerazione non solo identitaria, ma anche una lacerazione interna di tipo psichico. Saba l'ha definita un ragazzaccio vorace. È come una medaglia con due risvolti che dovrebbero eliminarsi a vicenda, cioè è la città cosmopolita, libera, indulgente, laica, civilissima, e d'altra parte, purtroppo, l'altra faccia della medaglia, ecco che è una città di un provincialismo molte volte cattivo e anche gretto.